Live, share e grow, ovvero vivi, dividi, cresci. Motto da social network? Questa è la domanda. No, il nome che il progettista Brando Martella ha voluto dare ad una vertical farm immaginata per la città californiana di San Diego. Fresco laureato alla New School of Architecture and Design, Martella muove dalla consapevolezza che nel campo le risorse non saranno più sufficienti, oltre che da statistiche che stimano in 707 libbre circa 320 kg di frutta e ortaggi il consumo medio annuo di un americano. A San Diego i 30.000 residenti ne consumano circa 9,5 milioni di chili e gli standard di Live Share Grove soddisfano tale fabbisogno. Un albergo progettato nel segno della sostenibilità e dell'efficienza energetica a Nottingham, nel cuore dell'Inghilterra. Qui l'università locale ha commissionato un progetto di hotel a basso impatto ambientale pensato per affiancare il prestigioso centro congressi dell'Ateneo. A vincere il concorso è stato lo studio di architettura inglese RHWL, che ha progettato l'hotel Orchard, 20 milioni di sterline di spesa per 200 camere integrate all'interno di una struttura funzionale e avveniristica al tempo stesso, che occupa 9.300 metri quadri di superficie perfettamente integrata nel paesaggio circostante e ispirata nelle forme e nei materiali dal parco circostante. Nel 2012 le aziende protestate ha toccato quota 47.000, più 45% rispetto al 2007, una cifra che stabilisce un nuovo record superando i livelli negativi del 2009. È il CERVE da fotografare, una situazione difficile per tutti i settori, ma a cui l'edilizia paga un conto salatissimo. Nell'edilizia la percentuale di imprese che hanno avuto almeno un protesto nel corso dell'anno è pari al 3,4%, il doppio rispetto ad industrie e servizi. Aumentano anche le aziende che pagano i fornitori con ritardi di oltre due mesi, erano il 5,7% a inizio 2012 e sono cresciute fino a un 7,1% nel dicembre dello scorso anno. Anche qui si registra un'impennata delle costruzioni, settore che presenta il 7,5% delle aziende ritardatarie, con un incremento del 66% fra la fine e l'inizio del 2012. Entro l'estate potrà ospitare i primi pazienti e, considerando che parliamo di un'opera pubblica italiana, la notizia c'è tutta. Siamo a Pistoia, nell'area dell'ex campo volo cittadino, dove su una superficie di 86.800 metri quadrati sta sorgendo il nuovo ospedale. Il complesso sarà entro breve incluso all'interno di un grande parco urbano composto da diverse aree tematiche e intervallato da rilassanti specchi d'acqua, un vivaio, un'area didattica e piccoli rilievi collinari. Con 400 posti letto, 12 sale operatorie, 5 sale travaglio, parto e 4 sale post partum, inaugurazione entro luglio.